Cardea, sindaco di Faggiano. Beh, un momento importante per il territorio, un momento che pone Faggiano in una realtà non certamente locale ma nazionale, perché questa è una tradizione che, ripeto, ha una valenza nazionale. Sì, naturalmente parliamo della 24esima edizione del Presepe Vivente di Faggiano, la prima dopo, diciamo, aver sottoscritto e essere, diciamo, gemellati con Betlemme. Un qualcosa che ha visto il mio paese, un paese di 3500 anime, gemellarsi con Betlemme, io dico un qualcosa di eccezionale. Quindi oggi poi abbiamo sottoscritto insieme al sindaco di Cassano allo Ionio un patto di amicizia, perché noi non possiamo restare chiusi nel nostro paese, ma dobbiamo aprirci alla Puglia. Oggi stringiamo un patto d'amicizia con Cassano, ma questo è mettere insieme Puglia e Calabria. Significa aprirsi, significa lavorare insieme affinché il nostro territorio, che ha le qualità, ha le potenzialità per emergere, quindi dobbiamo mettere insieme tutte le nostre forze affinché possano i turisti venire a visitare il nostro sud. Ecco, prego, prego. Oggi parlare, non si può più parlare di io, di Faggiano o in questo caso di Cassano. Noi dobbiamo insieme unire le forze e parlare del sud, parlare della Puglia, parlare della Calabria, parlare del sud. Ecco, sindaco, com'è nata questa idea del gemellaggio? Sì, l'idea del gemellaggio è nata da alcuni, ci siamo sentiti telefonicamente con il sindaco di Cassano tramite un altro collaboratore, Giuseppe Semeraro, che ci siamo detti: Faggiano è gemellato con Betlemme, ha vinto per ben 7 anni il premio quale miglior presepe d'Italia, quest'anno lo ha vinto il comune di Cassano allo Ionio, miglior presepe d'Italia, pertanto mettiamoci insieme, uniamo le forze, discutiamo e vediamo di raggiungere, culturalmente parlando, ma non solo, ma ripeto, far conoscere il sud all'intera Italia. Gianni Papace. Papasso. Papasso.